Un corso alla scoperta dei vitigni internazionali. Questa iniziativa costituisce un naturale proseguimento del corso base di avvicinamento e si inserisce all'interno del percorso enologico by Momenti Divini, dedicato a chi vuole saperne di più sui vini del mondo. Si scopriranno i grandi vini ottenuti dalle uve che nel mondo hanno fatto la storia dell'enologia, collezioni tenuti da esperti nel settore, tutto questo a partire dal 3 di ottobre. Sì, diciamo che a marzo 2019 è partito il primo corso di avvicinamento al vino fatto sul territorio, e dove abbiamo parlato esclusivamente di quelli che sono i vitigni autoctoni e italiani, e facendo un excursus su tutte le varie produzioni e vinificazioni. Questo secondo corso è un corso di approfondimento e il tema centrale sono i vitigni internazionali, quindi affronteremo i vitigni internazionali prodotti in Italia e prodotti quindi all'estero, quindi faremo il paragone tra un Sauvignon prodotto in zona e magari un Sauvignon francese o prodotto in Nuova Zelanda. I relatori sono tutti relatori professionisti, giornalisti enogastronomici, enologi, agronomi che quindi hanno già nel precedente corso parlato e spiegato quelli che sono i processi di vinificazione e anche il ciclo biologico, quindi partendo dal ciclo biologico della vite per poi arrivare al prodotto finale che è il vino in bottiglia. Lo facciamo in maniera anche molto, molto divertente, diciamo un po' easy e abbiamo avuto un grandissimo riscontro di pubblico. Altro corso, quello d'avvicinamento al vino, 7 lezioni per apprendere l'ABC del vino. Sì, il 16 ottobre invece parte il secondo corso di avvicinamento e ne stiamo poi organizzando anche altri, diciamo, nelle zone limitrofe, perché comunque c'è richiesta, ce l'hanno chiesti, poi il passaparola del corso precedente diciamo che ha avuto un buon riscontro. Da questi corsi, soprattutto dal secondo, cosa si riesce ad imparare? Il fulcro del secondo sono proprio i vitigni internazionali, quindi parlare di uno Chardonnay o di un Sauvignon o vedere come questi vini magari possono interagire con altri per la produzione del vino tipico, di un vino tipico che può essere o uno spumante metodo classico o addirittura uno champagne, dove i vitigni internazionali quali lo Chardonnay e il Pinot Nero si incontrano e quindi capire quali sono le caratteristiche organolettiche e in che modo poi si possono riconoscere e si possano comprendere meglio. Il corso si svolgerà a Cerveteri, presso la trattoria Zia Maria del Sasso, dalle ore 20 alle 22:30, solo al raggiungimento di 15 iscritti. Iscrizioni e informazioni a www.momentidivini.it.